Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Mr. Mareggi e siamo qui con la top 5 dei migliori boss del primo Dark Souls. In questo video andremo ad analizzare brevemente le lore di questi fantastici boss, ma anche le ambientazioni, le difficoltà che troviamo nell'affrontarli e infine anche qualche piccola chicca. Ci tengo a precisare che alcune delle cose che dirò in questo video sono basate su teorie o ricostruzioni seguendo la lore, quindi potrebbero non essere completamente esatte. Detto questo, possiamo iniziare. Alla numero 5, Nito, il re tombale. Nito, primo dei morti, è colui che regna sui defunti. Come ci spiega anche la cutscene iniziale del gioco, all'inizio non vi era il concetto di vita di morte, però si poteva comunque invecchiare, e con l'avvento della prima fiamma, e quindi della vita e della morte, tutti questi esseri decrepiti iniziarono a morire in massa. Si pensa infatti che tutti questi morti abbiano formato Nito, il che spiegherebbe l'ammasso di scheletri che formano il suo torace. Ad ogni modo, fu lui ad ottenere una delle anime dei Lord, creando il suo regno dei morti. Gran parte del suo potere fu però rubato da Girandola, che lo usa per i suoi esperimenti. Inoltre, ogni volta che una creatura muore, Nito gli deve cedere una piccola parte della sua anima, per questo motivo deve conservare le forze e riposare nella sua tomba. Infatti, prima di affrontarlo nella boss fight, tramite le catacombe si può essere trasportati nell'area del boss attraverso una bara semiaperta, ma solo se si possiede un occhio della morte. Arrivati lì, si può accettare il patto del servitore del re tombale, che permette di acquisire anche lo spadone del re tombale. Ovviamente però, dopo averlo sconfitto, questo patto non sarà più accessibile. In quanto alla boss fight, la quale si svolge nella parte più profonda della tomba dei giganti, tetra e tenebrosa, Nito sarà aiutato da 4 scheletri e 3 scheletri giganti, che daranno veramente molto fastidio, a meno che non si utilizzi un'arma divina, la quale non gli permette di riformarsi. Le armi più consigliabili sono le armi infuocate, alle quali Nito è molto debole. Il boss utilizza lo spadone del re tombale e la spada danzante del re tombale, che gli permette di scagliare una spada dal terreno, preceduta da un urlo squarciagola, che è il segnale per iniziare a saltare il più possibile e schivare. In generale, il boss è abbastanza lento, ma stargli troppo vicini è pericoloso in quanto può scagliarti via. Non essendo in possesso di armi divine infuocate, la soluzione migliore è tankare, come ho fatto io, sacrificando il fast roll. Sconfiggendolo si potrà acquisire un'anima di Lord, che servirà poi per accedere all'area di gioco finale, la fornace della prima fiamma. Alla numero 4, Sif, il grande lupo grigio. Sif, il compagno più fidato del cavaliere Artorias, è uno dei boss con la storia più triste di tutto Dark Souls. Infatti, il grande lupo grigio è ormai divenuto il guardiano della tomba del cavaliere, e tutto ciò che fa è difenderla. Probabilmente è uno dei pochi boss che ha conservato la ragione, anche dopo tutto ciò che gli è accaduto. La sua lore racconta che lui e Artorias, 400 anni prima, siano stati inviati ad Olasil, l'odierno bosco radice oscura, per sconfiggere Manus e fermare l'avanzata dell'abisso. Ma il padre dell'abisso era troppo forte e i due furono sconfitti. Artorias decise però di salvare Sif, donandogli il suo scudo e proteggendolo con una magia, evitandogli il suo stesso destino. Infatti, giocando al DLC, dietro una parete illusoria possiamo trovare Sif protetto da una magia ma attaccato da delle umanità, e dopo averlo ucciso, Sif riuscirà a fuggire e ci lascerà lo scudo del suo fidato compagno. Una cosa che non tutti sanno è che se si gioca al DLC prima di affrontare Sif, la cutscene sarà diversa, con il lupo che riconosce il nostro odore e a malincuore ci affronta per non permetterci di fare la fine di Artorias.
La boss fight, che si svolge nell'ormai decaduto santuario di Olasil, divenuto la tomba di Artorias, si svolge con Sif che stringe fra i denti la spada del suo fidato cavaliere. In realtà, lo scontro per un giocatore arrivato a fine gioco è abbastanza facile, dato che i movimenti del lupo sono abbastanza lenti e prevedibili, ma per un giocatore inesperto può essere fatale. Il modo migliore, a mio parere, per battere Sif è stargli vicino alle zampe e passargli sotto, perché gli sarà difficile colpire con la spada. Però c'è sempre da stare attenti, perché non si metta a sbalzarvi con delle zampate. La colonna sonora, invece, dona alla boss fight un tocco epico ma molto drammatico, accentuando il fatto che tutto ciò che Sif vuole fare è difenderci dal nostro stesso destino. Sconfiggendolo, Sif ci lascerà la sua anima e il patto di Artorias, l'anello che gli permise di camminare nell'abisso e che lo permetterà anche a noi per affrontare i quattro re dell'abisso. Alla numero 3, Manus, padre dell'abisso. Manus è probabilmente uno dei boss più forti di Dark Souls, dalle origini molto misteriose e delle quali si discute molto. Infatti, anche se non si direbbe, Manus era inizialmente un umano. Parlando con Chester il Magnifico e Gug l'Occhio di Falco, si scopre che un serpente primordiale convinse il popolo di Olasil a scavare in profondità nell'abisso, dove però trovarono un umano, che risvegliandosi infuriato, scatenò la sua umanità e quella dei poveri cittadini, trasformandoli in esseri orribili, segnando la caduta di questo popolo. L'unica cosa che Manus cerca è il suo pendente rotto, l'oggetto che ci permette di accedere al DLC, cosa che spiega perché è proprio Manus a trasportarci ad Olasil. Secondo molti, Manus sarebbe in realtà lo spesso dimenticato nano furtivo, colui che trovò l'anima oscura e creò l'umanità. Esso infatti sarebbe stato catturato e torturato nelle prigioni sotterranee di Olasil e indotto ad odiare gli umani che, senza saperlo, lui stesso aveva creato. Perciò si scatenò e la sua anima corrotta rese lui e tutta Olasil quella che è diventata. Non a caso, infatti, Manus si troverebbe nel baratro dell'abisso, perché secondo questa teoria fu proprio lui a crearlo. E ciò spiegherebbe anche la presenza di tutte le umanità lì presenti. La boss fight si svolge in fondo al baratro dell'abisso, nella quasi più completa oscurità. Manus scaglia attacchi fisici molto potenti, per cui è meglio schivarli, o avere molta stamina e uno scudo pesante per poterli bloccare. Prima di qualunque mossa, Manus si muove sempre in modo diverso. Grazie a ciò si può capire cosa sta per fare e prepararsi. L'attacco fisico più potente è la sua combo furiosa, preceduta da un ruggito. Se lo si sente ruggire, è il momento di allontanarsi il più possibile, perché questa combo può facilmente uccidere. Oltre a questo, gli attacchi più pericolosi sono quelli magici. Infatti, recano moltissimo danno e prosciugano la stamina se si prova a pararli. C'è però un modo per annullarli. Esplorando la contea di Olasil, si può trovare una parete illusoria scopribile solo con una fonte di luce, come la lanterna del teschio, la larva del sole o la magia luce. All'interno si troverà una cassa contenente il pendente d'argento, che se equipaggiato nei consumabili utilizzato al momento giusto, respinge e rende inefficaci gli attacchi magici del boss. Se prima di affrontare Manus si è salvato Sif, il lupo grigio sarà evocabile nella boss fight, ma durante lo scontro. Sif sarà quasi inutile, ma almeno distrarrà Manus così da renderlo vulnerabile. La tattica migliore è aspettare che attacchi, schivare e colpire una volta mentre sta fermo, per poi schivare la sua prossima mossa. Così lo scontro durerà molto, ma la vittoria sarà quasi assicurata se si conosce il suo moveset. Una tattica sconsigliatissima è quella di prendere l'arco e frecce, posizionarsi vicino alla nebbia in modo da vedere Manus e iniziare a scagliargliele fino a quando non morirà. Senza nessuna fatica verrà sconfitto e il loot verrà comunque assegnato. La colonna sonora rende lo scontro molto più terrificante e la tensione sale ogni volta che Manus scaglierà un colpo. Sconfiggendolo salverete la principessa Dusk e inoltre Manus rilascerà ben 10 umanità e la sua anima, completamente oscura e con al centro una piccola umanità. Segno che forse Manus è davvero lo spesso dimenticato creatore dell'umanità. Alla numero 2, Ornstein e Smaug. Thank you.
Ornstein ammazza Draghi e Smaug il giustiziere, protettori del castello di Anorlond e dell'illusione della principessa del sole Guinevere, sono, non contando il DLC, i boss più difficili del gioco. Ornstein è uno dei quattro cavalieri di Gwyn, dall'animo nobile, rispettato, ma comunque temuto dagli altri cavalieri per la sua abilità e per la sua lancia capace di scagliare fulmini e di scalfire la scaglia di drago. Secondo alcuni, però, anche Ornstein sarebbe un'illusione di Gwendolyn, in quanto l'ammazza draghi potrebbe aver lasciato Anorlondo per cercare il re senza nome. Infatti, in Dark Souls 3, dopo aver battuto il re, possiamo trovare vicino al falò l'armatura di Ornstein. Inoltre, in Dark Souls 2 è presente un boss, il vecchio Mazzadraghi, terribilmente simile a Ornstein, delle fattezze al moveset. L'unica differenza è che non usa un'arma elettrificata, ma intrisa di oscurità. Non possiamo quindi sapere se quello che affrontiamo ad Anorlond è il vero Mazzadraghi. Ornstein ha, o almeno crede di avere, un rapporto di amicizia con il suo compagno Smaug, che come si legge dal suo nome è un giustiziere. Ma ciò che vorrebbe è diventare un cavaliere di Gwyn. Però è ritenuto indegno, in quanto considerato senza orgoglio e senza onore, e assetato di sangue. Infatti, dopo aver giustiziato le sue vittime, Smaug ne frantuma le ossa con il suo martello e le mangia. Anche dopo la caduta della civiltà, i due compagni sono rimasti fedeli al loro giuramento, proteggendo quella che credono sia la principessa del sole. La boss fight si svolge nella cattedrale di Anorlondo, proprio sotto la camera della principessa. La cosa che rende speciale quanto difficile questa boss fight è la sua dualità. Infatti, uccidendo prima un boss rispetto all'altro, la seconda parte della boss fight cambierà. La strategia migliore è concentrarsi su uno dei due nemici. Attaccando prima Smaug, la boss fight sarà molto intensa, perché essendo lento, il giustiziere sarà sempre scortato da Ornstein. Nella prima parte della boss fight, Smaug sarà debole all'elettricità, per cui le armi elettrificate sono consigliate. La tattica migliore è aspettare che attacchi e posizionarsi dietro una colonna. Ciò fermerà il suo attacco e permetterà di attaccarlo, stando sempre attenti al suo compagno pronto ad agire. Una volta ucciso Smaug, Ornstein poserà la sua mano su di lui e userà la sua anima, assorbendo il suo potere e rispettando il suo cadavere. L'ammazza draghi diventerà più grosso e otterrà più potenza fisica e più resistenza. Diventando più grande, Ornstein diventerà anche più lento. La soluzione è quindi stargli vicino alle gambe, così gli sarà difficile attaccarvi. Ma attenzione, standogli troppo vicino, farà un attacco a schiacciata elettrica micidiale, quindi se lo si vede saltare è il momento di allontanarsi. Una volta sconfitto, Ornstein rilascerà la sua anima e l'anello del leone, che simboleggia la sua appartenenza ai cavalieri di Gwyn. Inoltre, andando da Domhnall di Zena, si potrà acquistare la sua armatura. Attaccare prima Ornstein renderà le cose molto più facili, perché essendo più veloce di Smaug, lo lascia indietro, così non si dovrà avere a che fare con lui. Le armi più consigliate sono quelle infuocate, alle quali Ornstein è debole, preferibilmente un'arma veloce. La scelta più saggia è schivare e attaccarlo da dietro una volta o due, in base al tempo che ci mette ad attaccare. Una volta sconfitto Ornstein, Smaug infierirà sul suo corpo con il suo martello, senza rispetto di lui, e otterrà il suo potere. In questo modo la sua arma si elettrificherà e diventerà resistente all'elettricità. Sostanzialmente, l'unica differenza sarà che potrà fare danni elettrici. Rimanendo comunque abbastanza lento, la strategia più facile è schivare i suoi attacchi e colpirlo subito dopo, ma stargli vicino sarà comunque pericoloso, perché anche lui potrà fare un attacco a schiacciata elettrica micidiale, con raggio ancora più elevato di quello di Ornstein. Sconfiggendolo, Smaug rilascerà la sua anima, con la quale si può forgiare la sua arma, e tornando da Domhnall, si potrà acquistare la sua armatura. Una cosa che può aiutare molto è evocare Soleir sulle scale del castello. Il cavaliere non farà molto danno, ma aiuterà a distrarre uno dei due boss mentre ci si potrà concentrare sull'altro. Inoltre, è consigliabile mantenere un equipaggiamento leggero per evitare i colpi dei boss, che farebbero molto male. Per tutta la boss fight saremo accompagnati da una colonna sonora incalzante che renderà questo scontro ancora più epico e frenetico. Tornando alla dualità dello scontro, con le cutscene,
possiamo capire che Ornstein tiene davvero a Smaug da come tratta con rispetto le sue spoglie, mentre scopriamo che Smaug distrugge il cadavere del suo compagno, bramante solo del suo potere e della sua carica di cavaliere. Insomma, Smaug invidia Ornstein e tutto ciò che voleva era prendere il suo posto, cosa che prova quanto ignobile sia e che non meriti veramente l'incarico di cavaliere di Gwyn. Alla numero 1, Artorias, il camminatore dell'abisso. Artorias, uno dei quattro cavalieri di Gwyn, noto anche come camminatore dell'abisso, è sicuramente uno dei migliori personaggi di Dark Souls. Secondo la leggenda, il valoroso cavaliere e il suo fidato compagno Sif si addentrarono nelle profondità dell'abisso dell'ormai caduta Olasil e sconfissero Manus, salvarono la principessa Dusk e frenarono l'avanzata dell'abisso. La leggenda, però, narra solo metà della storia. In realtà, come sappiamo, Artorias e Sif furono sconfitti da Manus e il cavaliere donò il suo scudo al lupo grigio e lo protesse con una magia per salvarlo dal destino che l'avrebbe atteso. Ormai battuto e con il braccio sinistro rotto, provò a ritirarsi, ma l'oscurità del padre dell'abisso corruppe l'anima di Artorias, il che lo portò a perdere la ragione e a vagare per Olasil ad uccidere i cittadini corrotti dall'umanità. Lo scontro si svolge in un'arena in rovina nella contea di Olasil, e ad attenderci ci sarà Artorias con il suo spadone, anch'esso corrotto dall'abisso. Se si vuole affrontare il boss schivando, è preferibile usare un equipaggiamento leggero, un'arma veloce o media. Se invece si vuole incassare, è meglio usare uno scudo pesante, altrimenti Artorias spezzerebbe la guardia. Le armi più consigliate sono quelle elettrificate, alle quali il boss ha una leggera debolezza, insieme alle stregonerie. La tattica migliore è schivare un suo attacco e subito dopo colpirlo, per poi schivare ancora e così via. Attenzione però al salto a capriola con il fendente, che può trarre in inganno, in quanto Artorias potrà farne una serie di tre e potenzialmente uccidervi. Dopo un po' di danni inflitti, il boss si allontanerà e si accovaccerà per potenziarsi. Questo potenziamento però può essere evitato, se appena Artorias si accovaccia, si parte alla carica con quanti più colpi possibili, e dopo qualche colpo riuscirete ad evitarlo. In caso contrario, sferrerà un attacco ad area che causerà non pochi danni, e lui ne infliggerà di più. Artorias proverà a potenziarsi più volte durante lo scontro, per questo si deve essere pronti ad agire, o il cavaliere potrebbe divenire fin troppo forte. Attenzione anche a stargli alle spalle dopo una schivata, in quanto potrà gettare dietro di sé un terriccio nero capace di rompere le guardie. Una volta sconfitto, Artorias rilascerà la sua anima ormai corrotta, con la quale si potrà forgiare la sua arma in versione maledetta. Oppure, dopo un po' di tempo, apparirà nell'area della boss fight Siran, la quarta dei cavalieri di Gwyn, la quale, guardando la tomba di Artorias, chiederà di donarle l'anima del cavaliere ormai caduto. Se deciderete di darle l'anima, lei vi ringrazierà e vi cederà le sue armi, segno che si sarebbe ritirata dal suo incarico. In caso contrario, rifiuterà di parlare con voi, e se ci combatterete, vi rilascerà le sue armi, ma anche il suo equipaggiamento. Secondo delle teorie, Siran era innamorata di Artorias, e nel presente si può anche trovare il suo anello dietro la tomba del cavaliere. Tornando proprio a lui, in dei dialoghi tagliati dopo averlo sconfitto, Artorias riconosceva la nostra forza e chiedeva a Sif di perdonarlo per il suo fallimento. Per quanto questi dialoghi siano molto drammatici, probabilmente sono stati tagliati perché avrebbero significato che infine Artorias conservava la sua ragione. In verità, uccidere Artorias può essere visto anche come un atto di pietà nei suoi confronti, passato ormai da grande cavaliere a schiavo di ciò che avrebbe dovuto combattere. Vista in questa chiave, uccidendolo abbiamo solo fatto sì che smettesse di soffrire, lasciandolo riposare in pace, e abbiamo mantenuto intatto il suo onore, creando la leggenda secondo cui il grande cavaliere sconfisse l'abisso. Va bene ragazzi, questa era la top 5 dei migliori boss del primo Dark Souls.
Quale di questi vi ha colpito di più? Commentate qua sotto e ditemi anche quali sono i boss migliori secondo voi. Detto questo, il video è terminato. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!